santi e demoni hanno un legame necessario. Così scrisse Gregorio Magno. La clausura femminile richiedeva il massimo isolamento fisico e visivo. In questo scenario le donne trovarono le condizioni per dedicarsi alla scrittura. La parola scritta era l'elemento e lo strumento con cui riuscivano a rompere il silenzio. Nei manoscritti delle monache ritroviamo e rileggiamo le loro esperienze, interiori, affettive e psicologiche. Le scritture monastiche sono espressione dell'ambiente in cui sono nate. Questo perché l'ambiente è funzionale all'espressione. Spazi, oggetti, persone sono tutti elementi base che caratterizzano un ambiente. Imponente e austero, mura spesse e impenetrabili. Tutti i cancelli e le finestre dovevano essere murati. Il parlatoio era protetto da grate doppie e fittissime. A volte era anche coperto da tende scure. Le celle delle monache si susseguivano in un silenzio surreale e i dipinti si mostravano fra le ombre. Il convento era letteralmente sigillato e al suo interno lo spazio costruiva un ambiente molto suggestivo e a volte drammatico. A differenza dei monaci che potevano uscire dal monastero e reperire altri libri, le monache potevano usufruire soltanto dei libri che erano presenti all'interno del convento. Tra gli scaffali delle biblioteche monastiche femminili era possibile trovare anche quest'opera, un'opera del Seicento molto famosa e molto diffusa fra le monache. Fu scritta dal domenicano Girolamo Ercolani e porta il titolo di Le eroine della solitudine sacra. Si tratta di una seconda edizione, che è più importante della prima, e che fu stampata a Venezia nel 1664. L'opera è in due volumi e presenta 31 vite di donne antiche e famose che scelsero la solitudine e proprio attraverso la solitudine diventarono degli altissimi esempi di perfezione. Ogni biografia è anticipata da un'immagine a piena pagina che rappresenta le religiose in un momento particolare e iconico della loro vita. Leggendo quest'opera ciò che colpisce sono le lunghe digressioni sul diavolo. L'autore si sofferma con particolare attenzione a questi aspetti, questo perché vuole aiutare le sue lettrici ad essere attente. Il demonio è una forza sottile che agisce sui sensi e trasforma le apparenze in realtà, costringe a vedere ciò che non è. Questo libro per molti secoli influenzò la psicologia delle monache. I libri con le loro letture erano strumenti di forte persuasione. La scrittura monastica è anche il risultato di un rapporto estremamente complesso tra la monaca e il confessore. Il confessore non era soltanto un confessore, ma era anche un controllore ed un esaminatore. A lui spettava il giudizio sulla monaca, giudicava e controllava le sue azioni, il modo in cui pregava, che cosa pensava, ma soprattutto che cosa scriveva. Moltissime monache raccontano di come fossero sottoposte ad una severa disciplina. Dovevano scrivere sempre, in ogni momento a disposizione, soprattutto di notte e in condizioni molto punitive. Il confessore quindi controllava ed esaminava, correggeva e faceva riscrivere. In continuazione. Era anche complice e a volte l'esperienza del diavolo passava anche da lui. Spazi, oggetti, persone. Sono tutti elementi base che caratterizzano un ambiente e l'ambiente è funzionale all'espressione. Un esempio alquanto rappresentativo di come un certo ambiente possa avere delle conseguenze e delle influenze su un individuo è rappresentato dal caso di Maria Crocifissa. Intorno a questa religiosa si creò uno strano status di attenzione, ma soprattutto di persuasione. Questa religiosa incominciò ad avere degli stati di trance che duravano settimane, che la facevano regredire fino allo stato infantile. Le sue estasi e visioni erano sempre messe per iscritto, perché questo voleva il confessore. Il confessore poi le analizzava, le correggeva e poi gliele faceva riscrivere più e più volte. A un certo punto la presenza di questa suora portava con sé delle strane manifestazioni, come per esempio mani invisibili che bussavano al portone in piena notte, oppure campane che suonavano da sole, o ancora il caso di una strana pietra nera che fu lanciata, sempre da una mano invisibile, all'interno del convento. L'evento però più drammatico e singolare avvenne un giorno quando le consorelle di Maria Crocifissa entrarono all'interno della sua cella. La trovarono in stato di trance, completamente sporca di inchiostro. Tra le mani stringeva un piccolo foglio e su quel foglio vi erano riportati dei segni indecifrabili.
Quel foglio è conosciuto come Lettera del Diavolo ed è datato 1676. Si racconta che quella lettera fu dettata alla suora direttamente da Satana. Soltanto negli ultimi anni alcuni algoritmi sono riusciti a tradurre e a trovare il messaggio nascosto. L'originale di questa lettera si trova in Sicilia, all'interno di un monastero benedettino femminile, nella piccola città di Palma di Montechiaro, ad Agrigento. Insomma, noi siamo stati programmati, perché noi siamo ciò che abbiamo vissuto. Noi siamo le informazioni che ci sono state date. Siamo anche le emozioni che ci hanno donato, così come le atmosfere e le esperienze che ci hanno regalato. Noi, semplicemente, siamo la risposta all'ambiente.